Amati fratelli e amati giovani, ci prepariamo a vivere la domenica, meditando su ciò che è viatico, che è necessario, per intraprendere la via di Cristo, che ci fa conoscere la verità di Cristo tutta intera, e che in Cristo ci conduce alla vita eterna. Se si ama veramente Gesù, si è disponibile a tutto pur di andargli dietro. Chi ama l'uomo Dio è pronto ad ogni rinuncia, ad ogni sacrificio, ad ogni metamorfosi, pur di immergersi in colui che è santo, per nutrirsi del pane vivo disceso dal cielo, di ogni parola che esce dal suo cuore, e dissetarsi all'acqua della vita, che è puro e vivo amore, che lenisce ogni ferita, dona freschezza e che qui, nella Nuova Gerusalemme, zampilla per la vita eterna. Gesù ci indica tre condizioni per poter camminare sulle sue orme: rinnega te stesso, prendi la tua croce, seguimi. Non si riesce a stare al passo di Gesù se si porta con sé il bagaglio del proprio io, che appesantisce e rende affannoso il cammino, fino ad interromperlo. Annullare il proprio io significa far scomparire completamente l'umanità, per farsi permeare dallo spirito che rigenera e fa divenire nuovi, come tanti piccoli Gesù, che si uniformano al loro Signore. Il pensiero, le idee, le logiche personali, che conducono a giustificare sempre e comunque il proprio modo di fare, allontanano lo Spirito di Dio. Chi si professa cristiano, e quindi appartenente a Cristo, deve poter anelare alla condizione di San Paolo: sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Il mistero della croce è purificazione da peccati, cancellazione del debito, strumento di riconciliazione, ancora di salvezza, preludio di resurrezione, viatico per la vita eterna. Non è Dio che ha voluto la sofferenza per i suoi figli, ma essa è stata generata dal peccato di ribellione originale, che ha sottratto all'uomo quello stato di armonia e di grazia che gli era stato donato. Dio permette la sofferenza, che può essere di natura fisica o morale, ma vorrebbe tramutarla in grazia, e così l'uomo, che senza ribellarsi, la offre al Signore dei Signori, fa sì che essa diventi strumento di salvezza per se stesso e per gli altri. Se a causa della ribellione nel paradiso terrestre, l'uomo ha ricevuto la sofferenza, è per l'accettazione della croce senza ribellarsi che riacquisterà il paradiso. Beato colui che, come San Paolo dice, sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi, e completo nella mia carne quello che manca patimenti di Cristo, a favore del suo corpo, che è la Chiesa. Questa Chiesa, corpo mistico di Cristo, l'ha vissuta la sofferenza, propinata dai detrattori del mistero del bambino Gesù. Non ci si può liberare della croce per seguire Cristo, ma è abbracciando la croce che si cammina più spediti, alla sequela di colui che è sole nascente, di un'alba nuova che ormai sorge, e non tramonterà mai più, per il sollievo dell'umanità redenta, che vivrà l'armonia celeste del paradiso in terra, ove non ci sarà più lutto, più lamento e più affanno. In attesa che tutto si compia, nessuno invidi la condizione dell'altro, ognuno porta la sua croce, anche se a volte risulta invisibile ai più. Eppure spesso, tante croci che non appaiono possono essere anche più pesanti di tante che si vedono. Ma nell'amore di Cristo tutto si può. Cristo è il tesoro più grande che gli uomini possano trovare, per il quale vale la pena vendere tutto, per ritrovare tutto in Lui. Grande è l'idolatria che oggi serpeggia nei cuori che vogliono vivere il mondo. C'è chi idolatra gli uomini, cantanti, attori, politici, falsi pastori. Chi idolatra i beni materiali, denaro, auto, moto, case. Chi idolatra il fisico. Chi idolatra il gioco, preferendo queste cose all'unico vero sommo bene, Gesù. Ma se improvvisamente la vita umana si spegne senza Cristo, a nulla servirà ogni ricchezza del mondo per acquistare la vita eterna.
C'è poi chi vuole vivere un po' Gesù e un po' il mondo. Ma non si può aggiungere Cristo alle proprie cose. Chi lo fa perde Cristo e la sua vita, come è accaduto alla moglie di Lot, che pur incamminandosi verso la salvezza, si è voltata indietro, rimanendo ancorata nel cuore a ciò che stava lasciando e che avrebbe voluto salvare. E così ha perduto per sempre la propria vita. Nessuno si vergogni del Figlio di Dio, non procurategli una nuova sofferenza. Già una casa che prima era fonte di luce, ma ora non lo è più, abbracciando la mondanità, si è vergognata di Dio, non ha avuto il coraggio, e soprattutto la volontà, di difendere gli insegnamenti divini. E così, tanti sono i cristiani che oggi, di fronte alla grande confusione che regna nel mondo in quella casa, sono alla ricerca della verità, e che pregando nel loro cuore il Signore chiedono: dove posso incontrarti? E come posso seguirti? A costoro con amore dico: venite, lo Spirito di Cristo è qui, e siate pronti a lasciare le tradizioni di una casa in rovina, per accogliere lo Spirito Santo che avanza, per rivelare al mondo la dimora di Dio, la nuova Gerusalemme, ove Cristo è sceso, per regnare in mezzo al suo popolo. Non abbiate paura di venire, e non vergognatevi di abbracciare una fede nuova, che non cancella il passato, ma lo porta a compimento.